Siamo con Daniel Schiavi, tecnico del Tor di Quinto, al termine del pareggio 0-0 contro il Savio. Allora mister, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, poteva succedere di tutto, avete preso anche un palo con Di Santo, la ripresa avete un po' più sofferto, però alla fine il risultato finale insomma non scontenta nessuno, diciamo. Guarda, abbiamo incontrato un'ottima squadra, sappiamo che era una partita molto difficile. Poi queste partite qui vivono di episodi, devi essere fortunato a sfruttare quei due o tre episodi, due o tre palle gol, sia noi che loro abbiamo creato, e poi magari la partita si sarebbe potuta indirizzare in maniera diversa. Però loro hanno un'ottima squadra, faccio i complimenti al mister che giocano bene, si vede che è una squadra molto preparata. Ecco, al di là degli episodi, come ha detto lei, rivedremo insomma il rigore su Zorli alla fine. È soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, di come la squadra ha impostato questa partita contro la prima in classifica comunque? Sì, no, sono soddisfattissimo della prestazione, dell'atteggiamento mentale e anche di quello tattico. Sappiamo di incontrare una grande squadra che voleva imporre il suo gioco e quindi abbiamo cercato con le nostre armi di limitarli, ci siamo riusciti. Penso di aver avuto abbastanza palle gol o quantomeno simili a loro, quindi la partita sono totalmente soddisfatto. Ecco mister, eccezion fatta per il portiere, è la terza gara consecutiva che schiera lo stesso 11 titolare. Mi sono andato un po' a rivedere le formazioni, oggi il primo cambio arriva quasi alla fine, le chiedo, ha una rosa un po' corta secondo lei? No, non è che è una rosa un po' corta, però magari qualche giocatore se poi serve la domenica lo dobbiamo preservare il sabato. Come avevo detto nell'altra intervista, noi facciamo da serbatoio, quindi e siamo orgogliosi di questo, e quindi dobbiamo un attimo far coincidere le due competizioni del sabato e della domenica.